Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscoli a Vita, volevo fare un breve video per voi e darvi 5 consigli per non ingrassare esageratamente durante le vacanze di Natale. Io conto macro e calorie, molti di voi contano macro e calorie, però ovviamente è Natale. Dobbiamo goderci, dobbiamo rilassarci un pochino, godiamoci il cibo, godiamoci il tempo con i familiari, che è molto importante. Quindi oggi voglio dare 5 consigli per non contare calorie e macronutrienti, però per essere comunque sicuri di non esagerare troppo con il cibo che mangiamo, con le lasagne della nonna, ad esempio. Iniziamo subito col primo tip. Il primo consiglio è iniziare a svegliarsi la mattina e applicare il digiuno intermittente. Cosa vuol dire praticamente? Salti la colazione e mangi il primo pasto a pranzo. Cos'è che fa questo? Ti crea questo buffer calorico proprio perché la mattina risparmi le calorie della colazione. Ad esempio, se esci e ti fai un cappuccino, un cornetto, anche solo quello sono 400-500 calorie. Cosa fai il digiuno intermittente? Ti svegli, bevi una bella tazza di caffè, bevi un litro e mezzo di acqua per le prime 3, 4, 5 ore in cui ti svegli, così che quando vai a pranzo ti puoi permettere di mangiare più calorie che hai risparmiato evitando di fare colazione. Quindi questo è il mio primo consiglio, inizia col digiuno intermittente. Il mio secondo consiglio è di passeggiare il più possibile. Ovviamente, come sapete, a Natale abbiamo il pranzone, siamo seduti a tavola per praticamente tutta la giornata, fino a cena dove mangi, poi fai la tombola. Tu invece prova a passeggiare un po' di più. Magari dopo pranzo alzati, vai fuori a fare una passeggiata, questo aiuta con la digestione e ti aiuta anche a bruciare quelle 200-300 calorie in più che non fanno mai male, anzi ti possono aiutare molto. Anche dopo cena, magari quando tutti preparano, che ne so, a fare la tombola, a vedersi un film, a fare dei giochi, eccetera, eccetera, tu invece prendi 20 minuti. Esci, scendi di casa, fatti una passeggiata intorno al tuo palazzo, oppure che ne so, vai a fare le compere con tua madre, vai a fare, non lo so, la spesa con i nonni. Muoviti il più possibile, in questo modo riesci a bruciare qualche caloria in più. Il mio terzo consiglio sarebbe: se comunque riesci ad andare in palestra o fare qualche tipo di sport, ti consiglio di aumentare il volume durante la tua sessione di palestra di un set per ogni esercizio che fai. In più, dopo questo allenamento, fai 20-30 minuti di cardio, magari una camminata in pendenza, quindi non so, velocità 8 km/h. Fai questo in modo da bruciare quelle 200-300 calorie in più che ti permettono ancora una volta di poi mangiare di più senza danneggiare troppo il tuo fisico. Il mio quarto consiglio è invece: una volta che ti siedi a tavola, inizia a bere il più possibile. Mentre mangi, prova a bere tanta tanta acqua. Questo cosa fa? Riempie più facilmente e più velocemente. Quindi poi finisce che mangi di meno perché sei sazio prima. Quindi questo è il mio consiglio: fai il primo piatto e intanto mentre mangi bevi tanta acqua. Questo ti aiuterà veramente un sacco a non esagerare troppo col cibo. E il mio quinto ed ultimo consiglio è: quando ti siedi a tavola, lo so che è difficile, credetemi, io ci proverò anch'io, se non ce la fate, non ce la facciamo, prendete un bel piatto e fate un piatto abbondante con tutto quello che c'è in tavola, ovvero prendete un po' di salumi, prendete un po' di formaggi, prendete un po' di primo, un po' di secondo e soprattutto metteteci tanta verdura. Avete un bel piatto abbondante, lo potete fare veramente grande, però una volta che vi finite quel piatto, vi interrompete lì e non fate il bis, non mangiate più. Lo so che è molto difficile, ma vedrete che se fate questo sia a pranzo che a cena, vi può veramente aiutare a non esagerare troppo col cibo. In più, se applicate gli altri miei consigli, potete godervi il cibo, mangiare quanto volete, mangiare anche per mettervi il dolce, magari o a pranzo o a cena, senza danneggiare troppo il vostro fisico. Questi sono i miei 5 consigli. Sono abbastanza da persona ossessiva e infatti voglio dirvi, voglio raccomandarvi che non importa se voi a Natale mangiate tutto e non fate attenzione assolutamente alla dieta o non fate attenzione assolutamente a quanto bevete, alla fine non conta essere perfetti, conta essere costanti. Non importa ciò che fai a Natale o durante le feste, importa quello che fai negli altri 350 giorni dell'anno. Quindi se volete totalmente rilassarvi, mangiare quello che volete, non importa, fate pure. La settimana quando tornate in palestra, provate a spaccare il più possibile i pesi, rientrate con una buona dieta, quindi provate a sistemarvi un po' meglio, mangiare più verdure, mangiare più frutta, consumare un po' meno grassi perché ci saranno tanti cibi grassi a Natale, però intanto godetevi le feste. Io penso qua che vi ho detto tutto, proverò ad applicare questi consigli che in realtà sono facilissimi, cioè veramente scendere e fare 20 minuti di passeggiata dopo pranzo, dopo cena, provare a mangiare un pochino di meno, bere di più, fare il digiuno intermittente la mattina per risparmiare quelle calorie e non esagerare poi dopo.
fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se vi è utile e se pensate di provare questi consigli, oppure se mangerete tutte sti cavoli. Lasciatemi un commento che, come sapete, leggo tutto e provo a rispondere a tutti. Buttateci un like e iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video, se siete nuovi. Ho un sacco di altri video informativi. Detto questo, e stai ancora guardando, è grazie a te che questo canale piano piano sta crescendo, quindi veramente non so che dirvi, vi voglio ringraziare di cuore. Detto questo, buone feste e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!